Senza reti ma anche senza noia, Taranto e Virtus Francavilla impattano lo Iacovone, pareggio giusto sugli spalti, oltre 3.000 spettatori. Nel Taranto fa il suo esordio, nel secondo tempo Di Gennaro, la gara a ritmi costantemente alti, i due tecnici l'hanno preparata bene. Parte però meglio il Taranto dopo 3 minuti, Giovinco alla palla buona sul destro, quasi un rigore in movimento, bravissimo Nobile ad opporsi. Dopo 8 minuti ancora Giovinco dal limite, questa volta impreciso, pallone alto. La Virtus Francavilla si vede al 21esimo quando Patierno in corsa manda sul fondo sul secondo palo. Al 38esimo Maiorino ci prova su punizione ma la risposta di Chiorra è all'altezza. Nella ripresa la cronaca è meno ricca. Dopo 2 minuti Patierno si avvita bene in area di rigore ma spedisce sul fondo. Poco dopo una mezz'ora si fa male il direttore di gara, Tremolada di Monza alza bandiera bianca. Al suo posto entra il quarto uomo grasso di Ariano Irpino. Gioco fermo per 5 minuti. Al 52esimo per doppio giallo viene espulso Delvino, la Virtus resta in 10. Da raccontare solo una punizione, brivido di Marsili al 53esimo, ovvero all'ottavo dei 9 minuti di recupero, pallone che sfiora il palo, 0-0, che poi alla fine è risultato più giusto.